E tu, Allevi, non mi saluti? L'ho già fatto molto tempo fa. Verifico che nessuno ci stia guardando prima di dirgli, con gli occhi che sento già lucidi, io vorrei cancellare tutto quello che è successo. Non proprio tutto, mormora lui, le guance colorite dal nervosismo e dal prosecco. Intendo le cose brutte, scusami. Sono confusa e parlo male, le cose belle, quelle no. Io penso che non rivederti più sarà insopportabile. Il silenzio dura un momento più del dovuto, oltre un certo numero di secondi diventa disagio, e vorrei riempirlo dicendogli d'impulso: portami con te. Ma mentre sogno a occhi aperti, lui posa il flut sul tavolo e mi prende la mano. La realtà sta superando le mie fantasticherie. Mi conduce in quella che da domani non sarà più la sua stanza e chiude la porta a chiave. Io strabuzzo gli occhi. Penso che dopo tutto il prosecco da 2 euro di Paolone abbia un lodevolissimo coefficiente alcolico. Alice, quanti errori abbiamo fatto io e te? Quanti? Ripete, la fronte poggiata sulla mia. Non hanno più importanza. Niente ne ha se penso che te ne andrai. Io sono sbagliato per te e io per te. Però ci amiamo. Perché è ancora così, vero? Alice. Per me è sempre stato così. Devi ammettere che hai fatto di tutto per non farmelo capire. Su questo proporrei di sorvolare, perché il vero problema adesso è un altro. Ho preso un anno di aspettativa e domani ho un volo per l'America. Che si fa? Aspetta una risposta, o forse una proposta. Butta il cuore oltre l'ostacolo, Alice. Portami con te. No? Marta, hai l'audio Buonasera a disattivato. tutti, buonasera a tutti. Non mi andava l'audio, buonasera, buonasera a tutti. Siamo partiti dalla fine, come avete notato, vedo già tantissimi cuori, tantissimi commenti per celebrare questo importantissimo compleanno, il compleanno dell'allieva, il compleanno di Alessia Gazzola. 10 anni fa presentavi Alessia per la prima volta il tuo libro a Milano. Io c'ero, leggenda narra che sono stata la prima, insomma, a intervistarti per una televisione, anche se non è vero, lo raccontiamo così, e mi ricordo questa ragazza, no, piena di luce, desiderosa di raccontare tante storie. Mi sono detta, secondo me questa ragazza farà strada perché il libro è molto bello, e tra l'altro eri attorniata da tutta la tua famiglia, cioè questo mi ricordo in particolare perché praticamente ti sei portata tutta la Sicilia a Milano. Ecco, Alessia, partiamo un po' da qui. Quanto sei emozionata per questo decimo compleanno e che cosa ti ricordi di quella ragazza, no? Che entrava così un po' in punta di piedi nel mondo dei libri per poi diventarne una protagonista. Innanzitutto ciao a tutti. E comunque sì, leggenda narra ed è anche vero che in effetti sicuramente quel giorno sei la prima che ho incontrato face to face, ecco, perché al telefono qualcuno nel pomeriggio, però poi quando sono arrivata lì alla Mondadori tu sei stata la prima, quindi non è solo una leggenda. Allora, confesso che forse in questo momento mi sento anche più emozionata di 10 anni fa. 10 anni fa ero talmente tanto incosciente, perché di fatto c'era una quota di incoscienza pazzesca. Non conoscevo praticamente nulla del mondo editoriale. Io avevo una percezione di me stessa non come di una scrittrice, no? Magari 10 anni dopo, oggi forse un po' ce l'ho. E forse direi che questa è la prima cosa che probabilmente è cambiata rispetto a 10 anni fa, però appunto l'emozione in realtà non solo è invariata, forse addirittura è cresciuta, forse perché c'è anche una quota di consapevolezza di tutto quello che è successo in questi anni e di come io poi alla fine intimamente sia legata all'allieva, al mondo dell'allieva. Ecco.
Questa sera lo ripercorreremo tutto, ripercorreremo tutti i tuoi 8 romanzi. Abbiamo prima sentito Francesca Agostini, poi ci sarà Anna Dalton, insomma, ci sarà un po' anche un po' di nostalgia. Ritorniamo indietro, cioè tu te la ricordi? Che secondo me è sempre una cosa bella ricordare, cioè la prima immagine di Alice che hai avuto nella tua testa e hai detto: caspita, io devo raccontare questa storia. Sì, questo, allora, non ricordo proprio il primo momento, però ricordo che a un certo punto io ero in realtà al primo anno di specializzazione, quindi era il 2007, per cui Alice in realtà è nata un po' di tempo fa, e al primo anno di specializzazione io in realtà avevo sempre scritto, solo che scrivevo cose così che non avevo mai giudicato pubblicabili, di vario tipo, e, però insomma non mi ero mai cimentata, no, con, innanzitutto con lo scrivere in prima persona singolare e poi anche con l'inserire un pochettino il giallo. L'idea mi è venuta perché io stessa ero una specializzanda in medicina legale. A un certo punto, siccome io comunque non è che Alice sia mai stato un alter ego, perché non è quello il senso, io questo l'ho sempre voluto ribadire, perché non è il mio alter ego, però comunque con lei tante cose le condividevo, sicuramente appunto questo terreno comune della specialità in medicina legale. Poi insomma io non è che fossi così tanto sul pezzo. Cosa intendo dire? Io ero studiosa, perché lo sono sempre stata, anche volenterosa a modo mio, però insomma era una che stava sempre un passo indietro, no? Quando c'era la classica domanda: chi vuole andare? Alessiuccia era sempre un passo indietro. Questa, infatti, cioè, persino il mio direttore mi chiamava Alessiuccia, perché non ero proprio la più rampante del giardinetto, nel piccolo vivaio degli specializzandi, anzi niente affatto. Quindi poi a un certo punto ho cominciato anche io un po' ad avere forse un po' di sensazione di non essere all'altezza, di non essere adeguata. Mi succedevano anche un po' di disavventure, quando c'erano certi tipi di autopsie mi nascondevo, cioè alcune cose io le ho un po' canalizzate in quelli che poi sono i libri dell'allieva, e questo non lo posso negare, forse anche per questo Alice mi è così tanto cara. Quindi lei non è che un giorno si sia manifestata lei, a un certo punto si è manifestata l'idea, e lei io l'ho conosciuta pian piano, una cosa che è un po' diversa dai libri che sono nati dopo, dalle altre protagoniste di cui ho scritto, in cui effettivamente è successo quello che racconti tu, a un certo punto il personaggio è apparso. E a quel punto ci siamo conosciuti. Invece con Alice no, non saprei spiegarti perché, forse perché appunto non è nata veramente, cioè non è nata davvero come un progetto editoriale, ma come un qualcosa di estremamente intimo, come un divertimento tutto quanto per me. Quindi forse boh, magari è stato questo. Questa è una cosa molto bella, cioè che sia nato anche da un divertimento. Posso dirti che sei molto bella, Alessia, stasera? Sembri molto Audrey, sei molto bella con questi capelli così. Anche voi ragazzi, diciamo che poi alla fine, stando sempre con la mascherina ovviamente, quando poi abbiamo queste situazioni, allora ci andiamo a fare la piega, ci trucchiamo, ci mettiamo il rossetto. Allora, dicevo, adesso questa sera faremo tante letture, tante chiacchiere. Alla fine ci sarà anche una sorpresa, perché Alessia ci dirà una cosa, quindi seguiteci fino alla fine. A tutti quelli che ci stanno seguendo, vi chiedo se avete delle domande, insomma, scrivetele pure, le domande più carine le faremo direttamente ad Alessia e io inizierei questo viaggio nell'allieva con la nostra meravigliosa Anna Dalton. Ciao, che bello vederti, che bello conoscerti. E siamo partiti. Voglio ringraziare tanto Anna per questa partecipazione e per questo regalo, come anche ringrazio Francesca veramente per aver aderito a questa festa. Per te è tutto, Alessia, lo sai. Io Che belli. sono pronta. Vai, ripartiamo dall'inizio. Si parte proprio dall'allieva, la nascita. L'annuale party di beneficenza organizzato da quegli iperattivi di pediatria mi ricorda puntualmente che in qualità di specializzanda in medicina legale mi trovo, senza alcuna chance di progressione verticale, all'ultimo gradino della catena alimentare della medicina. Gli altri, ossia tutti gli altri medici, sono convinti di essere al vertice.
imbevuti di maratone di IAR, hanno una percezione distorta della loro realtà professionale e nessuno si prende la briga di spiegare, per esempio, a uno sfigato qualunque di pediatria che lui non ha niente a che vedere con George Clooney. Non che io abbia a che vedere con CSI, perché nel mio terrificante istituto, il grande santuario dell'umiliazione intesa come sport, il ruolo dello specializzando, il mio nella fattispecie, è considerato alla stregua della carta igienica. Anzi, peggio, perché almeno la carta igienica ha una qualche utilità. Non c'è possibilità che a una specializzanda del mio rango venga affidato un grosso caso di quelli che finiscono sui giornali. Pertanto, irrisa dai colleghi che giocano al Dottor House ed esclusa da quelli che si sentono protagonisti di un romanzo della Cormen, non posso che considerarmi un'appendice vermiforme della medicina legale. Grazie Anna, che meraviglia questa appendice vermiforme della medicina legale. Cioè, devo dire che a risentirlo, a rilancio ieri quando lo rileggevo così, è veramente esilarante, Alessia. Era Cioè. esilarante, ma perché secondo me nasceva proprio da quello stato d'animo là, che forse in quel momento, cioè, veramente io forse in quel momento mi sentivo veramente così, che chissà. Quindi tu Ah, dici che tanto. sono Ma che effetto ti fa risentirti? Tu ti rileggi mai? Ah, Ci rileggi? no, io non mi rileggo mai perché sennò mi viene veramente male, perché mi convinco che lo devo scrivere meglio. Quindi io non rileggo mai. Una volta che il libro va nelle cosiddette ciano e l'editor scrive, pa, visto si stampi, io a quel punto non lo rileggo mai, se non appunto più che altro lo ascolto. Ma quando ci sono letture o durante le presentazioni, però io non ho mai riletto l'allieva. E questo è il motivo per cui io certe volte anche mi dimentico determinati particolari, che poi le mie lettrici sono invece brave e molto attente, mi scrivono e mi dicono: ma perché nel primo libro Claudio c'aveva la, non me lo ricordo manco io, che cioè, vi rendete conto? Aveva questa macchina e nel quarto ce n'è un'altra. Io poi in realtà non mi rileggo più, quindi c'è anche questo problema. Ma non mi sono mai riletta, quindi chissà che effetto mi farebbe oggi l'allieva 10 anni dopo. Non, più di 10 anni, no? In realtà molto più di 10 anni, perché il libro è uscito davvero il 27 gennaio del 2011, ma il libro, a parte che io l'avevo scritto appunto come vi raccontavo nel 2007, poi ha avuto, cioè, tutta quanta una fase in cui in realtà è stato anche nel cassetto. Da Longanesi è stato preso, che era il 2010, e chiuso anche nel 2010, quindi io non lo rileggo da quel dì. Non ti è mai venuta la curiosità, no? No, te l'ho detto perché sennò mi dico, mamma, che Che cane! ansia. Che cane! Non so Smetti. scrivere! No, devo dire che allora io così ho un po' riletto i tuoi romanzi e la cosa che mi ha stupito è che effettivamente tu hai questa capacità, poi ci siamo anche abituati leggendoti, no? Però di innestare nella vita di Alice, che sappiamo incasinata con l'amore, inadeguata, eccetera, anche l'elemento noir, che l'elemento noir è importantissimo nei tuoi romanzi. Ecco, come hai fatto? Cioè, come ti è venuta questa idea, no, di mescolare anche questa voce così fresca, no, così esilare, la voce di Alice, poi insomma, a situazioni anche effettivamente piuttosto cruente? Cioè, scrivere un noir non è per niente facile. No, perché poi io comunque lo volevo, cioè, volevo mantenere un'atmosfera comunque leggera. E poi io in realtà in quel periodo lì leggevo veramente tantissimi romanzi, genere, commedie, anglosassoni, chick lit per intenderci, e venivo da quel mondo lì, cioè sono sempre stato onnivoro, ho letto sempre tante cose. Però in quel momento in particolare mi piacevano tantissimo quei libri. Quindi la mia di fatto era un po' come una protagonista di quei libri lì, solo che però anziché lavorare, non so, nell'editoria, nella moda, insomma, in queste professioni sicuramente più glamour e anche più affascinanti presso il pubblico, la mia invece lavorava tra i morti, che questa è un po' stata la chiave probabilmente del suo essere nuova, no? Dell'essere percepita come una cosa nuova, perché mixava fondamentalmente due generi. Poi io la parte gialla, ma quella è stata veramente inevitabile, perché nel momento in cui le ho dato quel tipo di lavoro, medico legale questo fa,
Ecco, insomma, non è che c'era poi tanto da fantasticare, è stato veramente automatico, no? Immaginare che si improvvisasse un po' una detective per caso. Però, ripeto, non, senza una strategia editoriale, cioè della serie adesso io invento questa formula e andrà bene, cioè non è stato veramente niente di tutto questo e forse è andata bene proprio per questo. Perché è stata percepita comunque come genuina. Quindi, perché sicuramente lo era. Poi poteva piacere, non piacere, però sicuramente era sincera, sgorgava dal cuore come opera letteraria, diciamo. Sincera, autentica come Alessia Gazzola. Una cosa che ripeto spesso e che mi è sempre stupito delle interviste che ti ho fatto nel corso del tempo è che a te la trama ti viene scrivendo. Cioè, di solito quando intervisto altri giallisti, noiristi, ma no, noi partiamo sempre io parto dalla fine, io mi segno tutto. Invece tu, no, la Gazzola no, la Gazzola va e a un certo punto, cioè, però cioè, le trame ci sono, cioè, anche nell'Allieva comunque la trama c'era, poi. Hai esplorato tanti mondi, il mondo della scrittura lo vedremo nel prossimo romanzo, il teatro, la danza, cioè esplori degli universi dove metti sempre dentro un povero morto. Però ecco, la trama c'è. Come fa a venirti scrivendo, Gazzola? Non ci crede nessuno. Ma ve lo giuro che è così. Io assemblo un po' di cose che mi piacciono, che so che ci devono essere e che mi devono guidare. Però io cosa succederà? Non lo so mai fino a quando non lo scrivo. In genere vado avanti, diciamo, come scaletta di tre capitoli in tre capitoli. Più o meno so la fine, ma comunque la cambio sempre perché poi nel caso dell'allieva mi rendo conto che il morto era telefonato, cioè che si arriva alla fine ma si capisce facile. E allora quello che avevo previsto all'inizio come assassino, allora in corso d'opera lo faccio diventare una falsapista. Questo è il mio metodo, ha sempre funzionato. Io mi rendo conto, può sembrare arronzato, come diremmo in siciliano, però è così che li faccio, perché probabilmente per prima io voglio rispondere, cioè voglio raccontare una storia a me stessa. Prima di tutto io rispondo a un'esigenza che prima di tutto è mia, raccontarmi una storia volta per volta, cambiarla. Aspetto sempre poi un'illuminazione divina quando sono nei passaggi più difficili. Ci sono dei momenti che dico: ora che faccio? Allora mi prendo un po' di giorni e ripeto: prego che l'illuminazione mi arrivi dall'alto. E prima o poi arriva, e ecco, e vado avanti. Insomma, lo so, può sembrare disorganizzato e magari lo è, però per me funziona. Ecco, io lo so perché ci sono tanti altri scrittori, c'è una mia amica scrittrice, per esempio, la Cristina Gaboni, che mi dice sempre: ma tu non ti puoi ridurre così, si dispera, mi dice: ma tu devi avere una sinossi pronta, con tutto scritto. Io dico: Cristina, non sono capace, io non ho idea, se mi dovessi mettere adesso, no, il prossimo libro, a scrivere la trama dall'inizio alla fine, ma non saprei cosa scrivere, ho qualche pezzettino del puzzle, niente più di questo, funziona così per me. Che meraviglia. Ti faccio un'ultima domanda legata al tuo primo romanzo, tornando a quel 27 gennaio 2011, che magari può interessare chi ci sta ascoltando e che vuole fare la scrittrice, ecco. Come si fa? Cioè, se uno ha, ok, posto che hai un'idea, segui la tua idea, cioè arrivi alla fine e già è tantissimo, e poi come si fa? Cioè, che coraggio ci vuole a dire, vabbè, io adesso lo voglio far leggere a qualcuno, questo romanzo. Ma io quando sono arrivata alla fine, in effetti l'ho riletto a suo tempo e mi sono detto: però è bellino. Cioè, a differenza di tutte le altre cose che avevo scritto prima, mi dicevano: vabbè, fatte, mi sono svagata, ma va bene che stia lì dov'è. Questo qua mi sono detto: questo è bellino. E quasi quasi lo pubblico. E però, chiaramente, immaginate, vi dicevo, una che non ha niente a che vedere con il mondo dell'editoria, non conosce nessuno. Che fa? Mi sono collegata su internet cercando come si fa a pubblicare un libro e ho trovato che diciamo, la strada più di buonsenso e più realistica era comunque approcciare un'agenzia letteraria, che è quello che io consiglio sempre quando mi viene chiesto, no, da aspiranti scrittori. Perché diciamo, un'agenzia letteraria ti fornisce un parere che è oggettivo. Nel senso che l'agenzia non ha nessun interesse a respingere un libro che vale,
e viceversa, no? A portare avanti uno che non vale. Le agenzie, ovviamente, quelle serie, accreditate. Quindi io fondamentalmente volevo sentirmi dire se il libro meritava un'occasione o no. Quindi tutto quanto è partito da lì. Poi nel momento in cui quella che all'epoca era la mia agente mi ha preso in carico e poi si è incaricata lei di proporre il libro alle varie case editrici, però diciamo fino a prima di quel momento io un po', che ne so, un po' non è che avessi chiare le idee di cosa era meglio fare. A un certo punto mi sono convinta però che almeno dovevo sapere se potevo avere una chance o no, quindi ho scelto questa strada. E poi tutto il resto, in effetti, lo ha fatto lei, cioè trovare l'editore, l'ho fatto lei, non io. Bello, però ci vuole sempre un po' di coraggio. Io direi di continuare il nostro viaggio con la nostra Anna Dalton, Cordelia, si stanno chiamando tutti Cordelia ovviamente, con uno dei romanzi che a me insomma, sono piaciuti un po' di più perché è legato tanto al mondo dei libri, degli scrittori antipatici, scherzo. Un segreto non è per sempre, siamo nel 2012 e quindi la parola ad Anna. Il libro di Konrad Azais, che ho terminato il pomeriggio del giorno successivo alla visita, rende piena ragione della sua notorietà. La sua narrazione trasporta in un mondo abitato da personaggi insoliti ma umani. Ha un significato preciso e lo sento addosso come se lui l'avesse immaginato e scritto per me. Si può davvero essere felici senza il tormento di un rimpianto? Senza chiedersi se a un certo punto della propria vita la strada imboccata di fronte a un bivio sia stata quella giusta? Azais esplora questo tormento con un'abilità psicologica netta e pungente. E adesso capisco anche l'entusiasmo di Yukino e quello di Nicolò, che avevo scambiato per leziosità. Guardo le pagine della mia copia autografata come se fossero le pietre preziose di un inestimabile tesoro. Quando le esibisco a Yukino, lei la osserva con occhi oblunghi colmi della stessa sana invidia di quella che volta ho trovato a Porta Portese una borsa di Vuitton Neverfull PM a 40 euro. Resta un Alessia, po' originale, però, ora. non mi hai risposto oggi. Ti ho Cosa? chiesto cos'è la Neverfull PM. Io non lo so. Ho detto cos'è la Neverfull PM? Niente, non mi hai risposto. Ti sei vergognato di Quella avere cosa un'amica che non lo sa. è un modello della borsa, credo sia andata fuori produzione. In quella fase ero molto modaiola. In quella fase, sì. Ma è successo veramente che l'hai trovata a 40 euro? Questo è un elemento della mia. Ma che? Preso certe sole io su. Vabbè, comunque erano altri tempi, erano altri tempi. Allora, questo passaggio, Anna, ciao, che bella che sei. Questo, e beh, è vero, sì, molto, Io, sì, tu, molto, molto. Bene, se volete andiamo avanti così tutta sera. Questo passaggio ci introduce ad una cosa che insomma a te Alessia piace tanto, che non è soltanto scrivere, ma è anche leggere, cioè il mondo dei libri ti ha sempre accompagnata. Qui era il 2012, tu eri appena entrata, insomma, con l'Allieva, col successo degli Allieva, nel mondo dei libri. E quindi ricordandoti quella che eri, cioè, te lo aspettavi così, il mondo dei festival, il mondo degli altri autori, il mondo dei libri in generale, insomma, tu volevi fare il medico, sono arrivate un sacco di domande che ti chiedono, ti manca fare il medico legale, eccetera. Tu all'inizio lavoravi anche, facevi tante altre cose, oltre a essere sposata e aver fatto due bambine, io non so come ha fatto Alessia Gazzola a fare 8 libri, due bambine, sposarsi, cioè, vabbè, comunque, dicevamo, i libri. Ed è vero, io fino al 2017 poi il medico l'ho fatto veramente, il medico legale. Sì, sinceramente a volte mi manca, e anche tanto quando mi manca, perché comunque è stato un qualcosa che io ho voluto fare per tanto tempo e ho fatto per tanto tempo, quindi è tutto quanto una parte della mia vita. Solo per laurearsi e per fare il medico legale ci sono voluti 11 anni, non è che poi sia poco, quindi non è facilissimo, però in quel momento in cui ho fatto la scelta è perché veramente sentivo di fare se no le cose male. La medicina non è una cosa che si può fare così, riservandola un po' come piano B, come posso dire. Bisogna sempre aggiornarsi, bisogna studiare, bisogna essere dentro quel mondo. Non accetta di essere esercitata così in maniera approssimativa e soltanto quando se ne ha l'occasione.
Allora, io finché ho potuto ho fatto veramente sforzi non da poco per poterli conciliare e per poter fare le cose bene. Poi a un certo punto mi sono resa conto che non ce la facevo più. Però sì, la risposta alla domanda ti manca? Sì, mi manca, assolutamente mi manca. Che ne so, magari un giorno torno a farlo, non lo so, magari. Però come poi io mi sia accostata a questo mondo dei libri, all'inizio io la vedevo come una parte della mia vita estremamente divertente, però non reale, come vi posso dire? Cioè sì, è un qualcosa in cui io occasionalmente mi rifugio, il mondo dei libri, poi quando ci sono questi eventi, se ne facevano tantissimi, no? Festival, si incontravano altri scrittori, però era sempre come se le percepissi come incursioni, no? In questo mondo. Però che il mio in realtà di appartenenza fosse un altro, ecco, avevo sempre un po' questa percezione. E poi in realtà mi ci sono trovata tutte le scarpe alla fine, no? Perché ormai è quello che faccio. È un mondo stimolante, eh? Questo sicuramente. Lancia continue sfide il mondo delle librerie. Cosa bella che fai tu, effettivamente, anche rileggendo un po' i tuoi romanzi, è che dall'epigrafe in poi tu inserisci tanti riferimenti, no? Dal mondo dei libri, le serie TV, a parte Downton Abbey, che è praticamente citata costantemente, credo, in quasi In tutti ogni libro, i non è mai anche in ogni libro. ecco, per te è importante creare anche queste contaminazioni o comunque inserire le cose che ti piacciono. Sì, quello mi piace, un modo per ancorarla da un punto di vista proprio socioculturale, no? Come dire, cioè far capire quello che è il suo mondo di appartenenza, quello che le piace. Quella che è la sua estrazione, che comunque alla fin fine è anche molto pop, non c'è niente di male in questo. Ecco. Quindi questo per me era anche un modo proprio per caratterizzarla bene. Far capire. In questa lettura c'era anche Yukino, che è uno dei personaggi che insomma a me stanno più simpatici. E io ti volevo chiedere questo, Alessia: qual è il tuo personaggio, al di là ovviamente di Alice, che arrivata a questo libro ti è stato più simpatico? C'è un personaggio che. Sì, ma ce ne sono. Ma, allora, non perché qui presente, ma a me è sempre piaciuta tanto Cordelia, sempre, perché è una mina vagante, le puoi far dire qualunque cosa, quindi per questo io l'ho sempre amata tanto. Poi nei primi libri amavo tantissimo Arthur, perché si ispirava un po' a Kapuscinski, a questa figura, no, del reporter, che poi in realtà vuole fare. È un po' la figura assimilabile a quella dello storico. A me piaceva molto, ci avevo riversato molto, molto studio, avevo letto tutto Kapuscinski e tutto Terzani io per scrivere Arthur, e quindi a me lui all'inizio piaceva veramente tanto. E quindi loro due, sì, distinto ti direi loro due, oltre ovviamente ad Alice e Claudio, questo è. Vabbè, di Alice e Claudio e anche di Arthur parleremo verso la fine perché sono arrivate tante domande dei tuoi lettori che sono state selezionate dalle gocce di Alessia Gazzola e ovviamente, come potrete immaginare, il tema Arthur, Claudio, amore, scelte e quant'altro è al centro del dibattito. E, io andrei avanti perché è già passata mezz'ora, andrei avanti con le letture perché tu a un certo punto nel 2012 decidi di tornare indietro nel tempo, cioè fai una roba, cioè come terzo romanzo, invece che andare avanti, dici: vabbè, io adesso torno indietro, vi racconto un po' da dove viene la nostra Alice, con un prequel che si intitola Sindrome da cuori in sospeso. Cara Anna. Stanotte la nonna rimarrà a dormire da noi. La sua piccola casa da fata del bosco è diventata la scena di un crimine e la polizia scientifica dovrà svolgere i rilievi necessari. La nonna, aiutata dalla mamma, ha indossato gli abiti della sera scorsa e le abbiamo preparato un bagaglio approssimativo per consentirle di trascorrere con agio i prossimi giorni lontano da casa. Stiamo per essere congedati dagli inquirenti,
quando la porta d'ingresso è varcata da un giovane uomo che sarebbe in grado di far risvegliare la povera Tamara dal suo sonno. Sarà pure un momento tragico. Mi sentirò anche stravolta, ma ho ancora gli occhi al loro posto. Dottor Conforti, ha fatto presto, lo accoglie il commissario di polizia. Intanto stavo vedendo che si stava sviluppando tutto un dibattito tra Arthur e Claudio, ovviamente, cioè che mai finirà. È Alessia, durato cosa? per anni, è vero. È durato per anni questo dibattito. Mio fratello! C'erano i Ma due tipi credo che non finirà mai, probabilmente. tra le due, c'erano due fazioni tra le lettrici che. Sì, no, è proprio così. Ma tornando a Sindrome da cuore in sospeso, ecco, come mai tu dopo due libri hai deciso di tornare indietro e raccontare la storia di Alice, no? E della prima volta in cui vede Claudio e forse capisce che lei avrebbe voluto fare quel mestiere lì? Perché secondo me appunto c'era questo retroscena che poteva essere divertente raccontare, non soltanto così attraverso magari i ricordi di Alice all'interno di un romanzo ambientato nel presente, ma proprio tornare indietro e far raccontare come in effetti un giovane medico di belle speranze sceglie di fare il medico legale, che è una specialità che ovviamente devi scegliere solo se hai ben presente a cosa vai incontro. E un po' per carità esiste una professione per tutti, però sicuramente la medicina legale, anche da un punto di vista proprio dell'impatto visivo, dell'impatto con la realtà, te la devi sentire. Allora, com'è che una ragazza sceglie di fare il medico legale? E allora ho pensato di spiegare, di dare delle motivazioni ad Alice e insomma, di farla conoscere ancora più pazzerella, incosciente e a volte un po' gallina, perché era ragazza, insomma, era piccolina. Io il sindrome da cuore in sospeso, lei me la sono immaginata veramente, 23, 24 anni, no? E, insomma, però io lo dico in senso affettuoso, ovviamente, no? Gallina, specifico che per me è il senso molto affettuoso. Perché ancora era immatura, e però com'è che ha deciso di dare poi, no, alla fine questa impronta alla sua vita e a cambiarla completamente? Forse stava vivendo anche un suo momento di crisi personale, e magari la medicina legale è arrivata in un momento in cui era proprio si è figurata sin da subito come la scelta giusta per lei. Ecco, e questo secondo me meritava di essere raccontato, quindi ho proposto all'editore di fare questo piccolo passetto indietro. Poi il romanzo in realtà è molto breve, non è come gli altri, è più No. breve, parecchio più breve degli altri, è molto buffo, è molto fresco. Io ho un bellissimo ricordo di questo qua, di Sindrome da cuore in sospeso, perché lo percepisco a tutt'oggi, ripeto, io non li rileggo, quindi non lo so, fino a prova contraria. Era un romanzo molto molto fresco. Sì, anche simile a delle cose che poi forse hai fatto in seguito. Tornando, adesso mi viene in mente, non mi ricordo il titolo, però mi viene in mente una cosa che poi hai scritto dopo, che secondo me è un po' simile. E, tornando da Alice, dicevi prima questa cosa dell'inadeguatezza, no? Che un po' ti appartiene. Tu Alice come la descriveresti? Perché lei si sente sempre inadeguata, si sente sempre con questo cuore in sospeso, ma forse è più capace di quello che lei stessa crede di essere, perché poi alla fine, ce la fa sempre. Sì, lei alla fine è un po' inconsapevole delle proprie capacità, non ce le ha ben presente, sono magari gli altri a dirle che ce la può fare. Lei non è una che crede veramente tantissimo in se stessa, questo soprattutto diciamo nei primi libri, poi un po' un piccolo percorso di autoconsapevolezza gliel'ho fatto fare dalla sua, che comunque Alice non è una sempre studiosa, una sempre presente quando si tratta comunque delle attività dell'istituto. Questo l'ho voluto per lei. Per esempio, la Wally io non l'ho mai vista come un personaggio negativo, come l'antagonista, che la Wally effettivamente si rende conto del fatto che Alice segue un po' i suoi pensieri. Non è una studentessa
del tutto affidabile, a volte anche un po' cialtrona, ecco, lo possiamo dire, però se, anche la, io lo, sempre lo dico affettuosamente questo, ma proprio perché appunto i personaggi devono avere un loro sviluppo. Io l'ho fatta partire in una determinata maniera, poi lei ha capito che doveva anche, come dire, aggiustare il tiro, mettersi a studiare con più impegno e con maggiore serietà. Questo secondo me è una cosa bella anche comunque da raccontare, perché sennò se io l'avessi raccontata sin da subito come la studentessa più brillante del suo corso, preparatissima e tutto, probabilmente il suo arco di crescita sarebbe stato meno, come dire, meno appassionante per il lettore, forse, dico io, non lo so, chissà. Ne parli come se fosse una persona vera lì, cioè nella tua testa è un po' una persona vera. Ma tutti quanti i personaggi sono persone vere, tutti, cioè lei, ma anche quelle che sono venute dopo di lei, anche Costanza è assolutamente vera, quindi sì, per me sì, ma io l'ho detto sempre che è una forma di schizofrenia la scrittura, no? Perché alla fine uno percepisce questi personaggi come persone, non saprei veramente come altro definire. La cosa. E allora noi continuiamo il nostro viaggio con le ossa della principessa che arriva nel 2013, perché Alessia Gazzola ovviamente scrive un libro all'anno, anche più di un libro all'anno. E come fai a scrivere così tanto tu? Ma io non lo so. Sono prolifica, che Sono prolifica. ma sai cosa? Che per me è necessario, cioè io sto male se non scrivo, canalizzo comunque le mie energie, è una necessità la scrittura, quindi io ci ritorno sempre, possono esserci dei brevi periodi in cui magari non scrivo perché sto facendo un altro tipo di lavoro che magari è quello dell'editing, che è un lavoro più tecnico e di rifinitura del romanzo, però in realtà per me la scrittura è un bisogno, quindi io ci torno sempre, di conseguenza scrivo, di conseguenza pubblico. Quindi questo è. Però effettivamente sì, sono otto di Alice A più. sentire la Gazzola sembra tutto così facile, naturale, proprio bello ascoltarti, cioè sembra che no, poi in realtà non è così, perché bisogna essere bravi, questa è la verità. Grazie, Carlo. È vero. Anna, vuoi dire anche qualcosa oltre a leggere? Come Io stai? sì, non volevo parlarvi sopra, vi stavo ascoltando con grande interesse. Vabbè, come stai? Cosa pensi della nostra Alessia? Ma voi siete amiche, vi conoscete? Sì, perché poi tu sei anche una scrittrice, oltre a attrice, fai un sacco di roba pure tu, quindi. Sì, ma non sono prolifica come Alessia. No, uno l'anno, però uno l'anno lo stai facendo anche tu, ecco, questo sì. E comunque sì, io mi pregio di poter dire che siamo amiche, mi pregio. Sì, certo, assolutamente. Si è messo agli atti. Sì, vitale. Sì. Io non lo so, so che ci sarà una sorpresa alla fine di questa diretta e neanch'io so cos'è, quindi sono tipo così che aspetto. Sì, Sono lo molto. dico a tutti perché stanno scrivendo in quindi rimanete fino a ancora 20 minuti, ci sono, quindi rimanete fino alla fine e lo scoprirete. Vabbè, io rimango perché anch'io voglio sapere. Aspetta di leggere pure altre cose. Vabbè, va bene, Non ti vado. Che c'è puoi sottrarre. la Wally, comunque la Wally l'avrei nominata tra i personaggi, no? Tra i personaggi preferiti, è così bella la Wally. Ma in realtà sì, soprattutto devo dirti tanto nel ladro gentiluomo, devo dirti. Lei per me ha avuto il suo best nel ladro gentiluomo, la Wally. Bene, vado. Vai. Vai. Ma cosa sta dicendo? Non ha capito nulla. Con la sua voce gracchiante, la Wally sta rintronando il mio malcapitato studente che ha l'aria tramortita. Ma è meno fragile di quanto pensi, dato che le sta rispondendo con tono pacato ma fermo. Mi scusi, professoressa, ma non è giusto. Ho ripetuto questo argomento fino a questa mattina con una specializzanda e lei non mi ha corretto. Io mi sento rimpicciolire. Ed è solo per quello straccio di senso del decoro che mi resta che non mi do alla fuga. La Wally restringe i suoi occhietti scuri. Lei ha frequentato l'istituto? Ma sì, professoressa, ho ripetuto molti argomenti con quella dottoressa là. E per meglio chiarire il concetto, punta il suo dito contro di me, che passavo per il corridoio ed ero curiosa di seguire il suo esame. In effetti, ha appena detto un'eresia inqualificabile e la Wally non tollera scivoloni su argomenti che le reputa elementari. Il grande rospo sposta il suo sguardo su di me.
e assume l'espressione di chi sta pensando, lo sapevo. È vero, Levi? Che meraviglia! Vabbè, della quale hai già parlato, Alessia, ma cioè che tu, insomma, non l'hai mai identificata come un antagonista. Ma no, ma in realtà no, perché comunque, cioè, semplicemente lei, come dire, non l'apprezza perché Alice non è tanto studiosa, non è attenta, soprattutto... Che ci vogliono le persone che in fondo non ci apprezzano nella vita? Ma servono, innanzitutto è irrealistico pensare che tutti possano apprezzarci, questa è la prima cosa, cioè... Che siano necessari o meno, in prima battuta il punto è che è irrealistico il contrario, cioè non si può piacere a tutti, non possiamo fare simpatia a tutti, mettiamocela via, è così. E lei non fa simpatia alla Wally, peraltro per buone motivazioni, secondo la Wally. Poi la Wally ha anche questo istinto, no, un po' di farla crescere, di farla maturare, certo lo fa a modo suo, con modi un po' troppo forse bruschi, però lo fa comunque con quell'ottica lì, non la mette in difficoltà gratuitamente, cioè io non ho mai visto la Wally come una meschina che le fa delle cose gratuite. Ecco, cioè, per me non è un personaggio, non è la cattivona, ecco, questo no. Perché tu sei materna con i tuoi personaggi. È arrivata una domanda carina che dice, ti farai mai leggere qualche libro antecedente la lieva? Dubito. No, neanche se... No, non c'è qualcosa, no. No, non si può. No, illeggibili. Va bene, allora andiamo nel mondo del teatro di Una lunga estate crudele, che anche questo me lo ricordo con affetto, e parliamo d'amore. Anna. Ah, l'amore. L'amore. Pronti. Io mi aspettavo qualcosa di un po' diverso. Forse perché quando mi sono innamorata della medicina legale mi sono innamorata anche di un medico legale e credevo che sarei diventata come lui. Ma come lui c'è solo lui. E nel frattempo sono cambiate molte cose, in me, in lui, tra noi. Il predetto lui, che risponde, quando risponde, al nome di Claudio Conforti, in sintesi CC, come ogni sua camicia ricamata sul taschino ben sa, è alla guida della BMW X5 su cui mi trovo. Cammina, dice gentilmente, dopo aver parcheggiato in un posto a chiaro rischio di multa. E nulla lo agita di più del far correre qualsivoglia tipo di rischio all'automobile, più cara al suo cuore di una fidanzata. È patologica questa cosa, no? Dell'attaccamento di Conforti alla macchina. A me faceva morire dal ridere. Ed è stata una cosa carina che infatti poi hanno ripreso, per esempio, nella terza stagione, portandola alle stelle con la macchina parlante. Questa è una cosa, sì, quella della macchina parlante era meravigliosa, veramente. Ma senti, ma se Arthur era Capuscischi, CC, dove te l'hai tirato fuori? Cioè, esiste davvero nel mondo? No, temo di no. Anzi, almeno, io dico sempre di no, però poi com'è che quando parlo con specializzante, dottoresse, tutti quanti mi dicono ce l'avevamo anche noi un CC, sei contento? Ma sì, perché secondo me lui alla fine racchiude in sé varie caratteristiche, perché è evidente che se fosse esistito come tale, insomma, avrebbe portato veramente tanto scompiglio. E invece un po' lui, come dire, in lui ho messo tante caratteristiche non appartenenti probabilmente a un'unica persona e tante di invenzione in realtà. Poi lui è erede, secondo me, di una lunghissima tradizione di, come dire, personaggi maschili infami che però, diciamo, fanno innamorare la protagonista e talora anche le lettrici. E c'è una lunghissima storia, che, insomma, dalla bestia della Bella e la Bestia, passando attraverso a tanti eroi romantici. Insomma, lui alla fine non è che uno che si colloca su quella scia, però chiaramente con elementi tutti suoi, peculiari, che in effetti lo hanno fatto amare. Non mi sono ispirata a una persona, anzi dirò che certe volte io mi ispiro, faccio dire a Conforti delle cose di quando mi sveglio, ma veramente tanto con la luna storta. Cioè, se io mi sveglio di malumore, Conforti riesce benissimo. Quindi evidentemente poi alla fine io ho dato anche delle cose mie paradossalmente.
È un personaggio comunque a cui io sono, a cui sono tanto, tanto, tanto legata. Lui sicuramente. Ma forse nel processo di innamoramento diciamo che Lino Guanciale ha giocato un po', no? Ma Così la butto lì così. per le elettrici La sicura. butto così un po' a caso. No, dico per le elettrici, certo, ipotizzo Azzardiamo. poi. Ma come ti viene in mente? Questo è proprio un azzardo quello che tu stai facendo. Sì, no, quello sicuramente. Lui ha proprio svoltato tantissimo anche il personaggio da quando è entrato in scena Lino, quindi dal post un po' di follia in primavera. Perché un po' di follia in primavera è uscito contestualmente alla serie, però insomma non, è stato scritto quando di fatto io ancora la serie non, sì, era in lavorazione, ma non è che l'avessi proprio tutta vista. Quindi lui, diciamo, Conforti in versione Lino è molto più simile, al Conforti, diciamo, di Lino, probabilmente in Arabesque e nel Ladro Gentiluomo, perché comunque io stessa ne sono stata probabilmente influenzata, perché lui è così bravo, che, cioè, non, come facevano a influenzarmi? Quindi un po' ti ha influenzato, cioè perché la serie arriva nel sì, 2016, quindi tu dici giustamente un po' di fuori in primavera l'avevi già scritto e poi gli altri due successivi, un pochino sì. Un po', sinceramente, un po' sì, ma in bene, non la vedo come una cosa negativa assolutamente. Influenzato in bene perché comunque lui ha dato di sé al personaggio, secondo me anche tanto, cioè lo ha anche un po' costruito in una determinata maniera. E io sono sempre aperta al, come dire, anche all'imparare. Perché no? Lui mi ha mostrato comunque delle cose del personaggio che probabilmente potevano essere potenziate. Lui lo faceva, allora l'ho fatto anch'io. Quindi, grazie Lino. Ma senti, ma questa nostra, ti faccio un'ultima domanda sull'amore, ma questa nostra Alice un po' ballerina in amore, no? Un po' Arthur, un po' Claudio, un po' non capisce, eccetera, eccetera, no? E tu Alessia invece in amore sei sempre stata un po', adesso poi non lo spero, insomma, ti sei sposata presto, io mi ricordo forse addirittura già il primo libro eri sposata, non lo so, io ero rimasta sconvolta. Io mi sono Quando ho sposata detto a 26 dopo. anni è sposato, ho detto Dio, vabbè, io ne ho 36 e non sono ancora sposata, quindi cioè, dopo 10 anni la situazione è rimasta la stessa. Però, cioè, insomma, tu Pure hai avuto. per me, cioè è sempre lui, non ho cambiato. No, lo so. È tutto dai 19 anni, no? Infatti, cioè, tu hai questa storia veramente super, quasi d'altri tempi, insomma, no? E, come mai invece la tua Alice? Cioè, raccontaci il processo. Ma l'ero l'ho Lo so voluta, come formulare la domanda, rispondi. un filino più turbolenta, ma sì, ma poi ripeto, il bello dei libri, della scrittura, sarò breve per passare poi la palla ad Anna così fa anche la prossima lettura, però secondo me il bello della scrittura è proprio mettersi i panni che non sono i propri. No, cioè, se io appunto avessi voluto scrivere un personaggio autobiografico, appunto le avrei dato un lunghissimo fidanzamento. Invece no, la cosa divertente era proprio immaginare un personaggio che anche in questo era completamente diverso da me. E poi probabilmente ho pensato che comunque, forse anche, insomma, poi soprattutto in quelli successivi, perché ripeto, l'allieva non è stato studiato, però poi in quelli successivi, quando ho cominciato ad avere anche un feedback dalle lettrici, andando alle presentazioni o anche attraverso i social, ho capito che comunque questa cosa del triangolo le intrigava. Allora ho detto facciamolo, anche perché io ricordo a tutti che il personaggio di Claudio Conforti nasceva come antagonista, lo ricordo per chi non lo sapesse. Era l'altro. Era l'altro, ma per me l'eroe era Arthur e questo era semplicemente uno che seminava zizzania e creava problematiche. Capito? Però, insomma, tra due Non so. litiganti, a volte uno dei due litiganti vince. Allora, carissima Anna Dalton, andiamo avanti con un po' di Un po' di follia. follia in primavera, sì, la famiglia. Nel weekend scelgo di non soccombere alla solitudine e me ne torno nella natia Sacrofano, dove il tempo è sempre bello, dove si respira il profumo delle coccole e dell'essere di nuovo bambina. E poi dovevo anche raccontare alla famiglia l'avvenimento, far vedere l'anello a mamma e a nonna Mani e ascoltare tutte le loro teorie sull'abito da sposa e sulla cerimonia.
Quale hai detto che è la data esatta? Chiede pragmaticamente mio padre, mentre le donne di casa stanno già stilando l'elenco degli invitati, litigando su chi includere e chi no. Papà, no, non l'ho detta. Ma c'è? E quando deciderete? Non lo so, papà. Il nostro è un impegno reciproco. Sappiamo che succederà, ma non sappiamo quando. Non c'è fretta. Intanto devo pensare alla specializzazione, trovare un lavoro. E allora perché stanno già facendo l'elenco quelle due? Beh, questo sempre nell'ottica dell'amore, insomma, è uno dei momenti così, un po' clou Perché vedi, si del... stava quasi sposando lei con altro, eh? Non è che cosa da poco. Povero Arthur. Sì. Povero. Ma che povero no, che povero Arthur. Guarda che poi alla fine non è che mica Alice si è comportata male. No, no. No, non è tanto povero Arthur, No, no. anche Arthur poi fa gli affari suoi, per carità, però insomma, È destino, è cioè, secondo destino. me lei e Conforti erano banalmente predestinati, non dovevano capirlo, ma erano predestinati. Bello, mi piace questa visione delle cose. Io andrei avanti con le letture perché mancano 10 minuti, ci sono un sacco di domande che sono quasi tutte legate al ladro gentiluomo. Quindi, arabesque. Bello arabesque, mi era piaciuto tanto. Bello. È uno dei miei preferiti, La guarda. copertina era molto bella. Era uno dei più carini, sicuramente. Va tutto bene. Ho la situazione sotto controllo, più o meno. Ho aspettato questo giorno per 5 anni e finalmente da un mese sono una specialista in medicina legale a tutti gli effetti di legge. Nei primi giorni tutti mi dicevano che bello, sei in vacanza. Ma col cavolo che bello, perché la vacanza è tale se alla fine hai un posto in cui tornare. Io questo posto non ce l'ho più. Ho solo un appartamento in affitto che necessiterebbe di una bella rimodernata, una scrivania che è un vecchio tavolo da cucina, un armadio troppo piccolo per tutta la mia roba e un conto in banca che grida vendetta. Così, nell'attesa di sostenere il concorso per un posto di dottorato e far ritorno nell'istituto in cui sono nata e cresciuta, professionalmente parlando, mi sono sbrigata a formalizzare l'iscrizione all'albo dei periti, aspettandomi mesi di elemosina agli scranni dei giudici. Stamattina, mentre compivo metodicamente tutti i gesti della mia nuova routine di persona senza una fissa occupazione, il mio cellulare ha squillato e una voce mi ha avvisato che il PM, tale dottoressa Valentina Montechiaro, ha conferito l'incarico scorrendo l'elenco in ordine alfabetico. E poiché io mi chiamo Alice Allevi, è facile essere la prima dell'elenco e non è sempre un vantaggio. Da quel momento sono entrata in confusione. Mi sento come quando, dopo una lunga dormita, anziché essere rigenerati, si galleggia nel torpore. Ma soprattutto, come se non fossi ancora pronta ad affrontare un caso in completa solitudine. Eh sì, Beh. l'abbiamo tutti, no? Quel momento in cui alla fine, no? Spicchiamo il volo, cioè dopo anni, no, di apprendistato dobbiamo fare tutto quanto da soli, no? Allora, prima non vedevamo l'ora, lo aspettavamo e tutto, però in realtà poi quel sentirsi completamente da soli, dover affrontare in pieno la responsabilità è più impegnativo di quanto non pensassi, almeno per me, probabilmente per me è stato così. Infatti non a caso dell'età adulta. Io ti farei già delle domande che sono arrivate e sono state selezionate dalle gocce di Alessia Gazzola, che Salutiamo saluto, e ringraziamo. che sono meravigliose, fantastiche, wow. Allora, come mai, insomma era un po' quello di cui parlavamo prima, come mai hai cambiato parere sul finale della storia, scegliendo Claudio al posto di Arthur? Spinta dalla volontà dei fan? Oppure hai capito che c'era del potenziale per AA e CC? E la domanda arriva da appunto le gocce di Alessia Gazzola, Cesca 8081. Allora, in realtà non l'ho fatto perché spinta, diciamo, dalle richieste dei fan, perché comunque anche Arthur aveva il suo fandom, ma in realtà perché ho capito che lei e Arthur non avevano veramente niente in comune, cioè che erano stati reciprocamente un amore sincero, finché è durato, quello sicuramente, però che la verità è che non era comunque, secondo me, destinato a durare. Mancavano degli elementi di fondo, cioè non era soltanto il discorso di essere diversi, ma in realtà non erano compatibili. E soprattutto lui si era, secondo me, tanto anche un po' allontanato, a volte pure messo su una posizione così un po' di
po' di snobismo intellettuale, come posso dire? Insomma, non lo so, a un certo punto avevo capito che non funzionavano, quindi che in realtà, ripeto, il predestinato era un altro, che appunto era Claudio. Sì, tornando un po' al discorso dell'età adulta, è anche una roba che poi capiamo nel tempo, no? Che magari quando siamo un po' più giovani siamo attratti da quello che è un po' opposto da noi, che ci affascina, che viaggia, va in Africa, eccetera. E poi invece è la condivisione anche un po' di valori, di cose. Vabbè, volevo fare una lezione di psicologia, beh, dare speranza per tutti, comunque, no? E comunque l'età adulta, cioè, si può raggiungere anche molto più avanti nel tempo, io lo dico, non è Non è che una questione si raggiunge a di 30 non è anni. una questione anagrafica. Allora, altre domande che però ci portano, vabbè, poi il ladro gentiluomo lo leggiamo più tardi. Cosa voleva chiedere Claudio ad Alice quando a Taormina la chiama e poi ci ripensa? Di Alessia Mel. Non ne ho idea, Non lo sa, ce non l'avevo lo sa, dimenticato. non lo sa la ragazza. Cioè, se non l'ha fatta chiamare, dice perché non lo sapevo. Va bene, lo rileggo, giuro. Non lo so, chi? Sono domande un po' specifiche, effettivamente. Poi vabbè, sì, c'è un'altra domanda. Quali sono le parole esatte che Nonna Maria ha sussurrato nell'orecchio di Cici all'ospedale Lo tra sanno solo loro. Ilaria e Anna? Lo sanno soltanto loro. Non me l'ha mai voluto dire la nonna Maria, quindi non lo so. Lo sanno soltanto Rimandata, loro. cioè clamorosamente rimandata a settembre. Vabbè, ma ci sono questi segreti, no? Qual era? Come cosa c'è nella valigetta di Pulp È Fiction? Cioè, meglio su quelle lasciarlo alla, come dire, questo, quello che la nonna ha detto a Claudio, secondo me è sempre meglio lasciarlo all'interpretazione del lettore, della lettrice, secondo me. È giusto che sia una cosa che resti totalmente segreta fra loro due. Va bene, Fatto sta che però lui una smossa se l'è data. Vabbè, quindi qualcosa deve aver detto. Qualcosa l'ha detta. Esattamente non lo sapremo mai. Bene. Io, sì, sono le 19:27, tornerei al ladro gentiluomo e poi c'è la sorpresa. Eccoci. Ammalarsi lontano da casa propria è deprimente. Non puoi contare su nessuno che ti faccia la pastina con il formaggino o che vada in farmacia a comprarti lo sturatore per il naso chiuso. Nessuno ti fa compagnia e tu ti senti la più derelitta delle creature. In queste circostanze capisci che Netflix non dialoga, che troppa cioccolata fa venire la nausea e che non dialoga neanche lei. Che WhatsApp sì, dialoga, ma nessuno ti guarda negli occhi o ti fa pat pat sulla spalla. Ed è quello il momento esatto in cui la nostalgia sferra la coltellata mortale. Il momento in cui lo scompanellio della signora O ti sembra la salvezza, è lì capisci quanto stai messa male. Eh beh, chiunque sia stato lontano da casa lo sa. Mi è piaciuto tantissimo a me questa parte. Sì, diciamo che ci ricorda un po' una sensazione che abbiamo vissuto in tanti durante quest'anno, ecco, mettiamola così. Se vogliamo, senza andare troppo lontano. Vero. E quindi sì, diciamo che a rileggerla adesso la condividiamo. Stava per esserci Scusa, un'inquisizione. ovviamente era entrata la figlia per reclamare per la cena, Ho quindi visto che ci stava per essere stava per un'inquisizione. fare il photobombing, cioè il video bombing, Ma sono le reclamando la cena. 19:29. No, beh, mancano 2 minuti. Ti faccio l'ultima domanda perché ne sono arrivate tante su, diciamo, la perdita del bambino di Alice. Come mai questa scelta? Ma perché secondo me loro dovevano affrontare un qualcosa di forte, per rendersi conto di tante cose. Doveva essere comunque un momento di crescita, sicuramente per Alice. E sono delle cose che succedono, sono anche molto, molto comuni, quindi volevo un po' provare a raccontare questo tipo di dolore e utilizzarlo all'interno della trama. Comunque per renderli consapevoli di qualcosa, ecco, dell'importanza, del valore, del sentimento reciproco, anche se non è che lì per lì lo capiscano veramente bene, però a loro bisogna sempre dare del tempo, da Alice e Claudio. Sono due che hanno bisogno di tempo per capire.
Ma che anche questo è una bella lezione, ecco. Allora, Alessia, per non lasciare le tue figlie digiune, io direi che è venuto il momento di svelarci questo. Io neanche io la so, io non so niente, quindi raccontaci un po' che cosa Sentiamo. succede. Sentiamo, è che diciamo che quest'anno in cui celebriamo appunto questo anniversario importante della pubblicazione dell'Allieva, potrebbe, diciamo, concludersi magari con una nuova storia di Alice. Ecco, che Io faccio il pubblico da casa. e ci dobbiamo, cioè, la storia di dove. Ma Che non ci vuoi dire sapete niente? come, ma no, non so, sono prudentissima io in questa cosa, perché Ok. avevo sempre detto, e questo lo confermo, che fino a quando non avessi avuto una buona idea, un'idea che io considero buona, molto buona, non ci avrei rimesso mano, no? Perché non voglio comunque rovinare il lavoro che ho fatto fino adesso, e i libri, diciamo, sono stati amati dai miei lettori e dalle mie lettrici, quindi io sinceramente non voglio scriverne un altro, tanto per. E quindi ho sempre pensato, semmai avrà la storia giusta, allora varrà la pena tornare da Alice e Claudio, diciamo che forse ho la storia giusta. Che bello, evviva! Stanno Ora che arrivando sto un annunciando sacco che di Alice cuori, arriverà anche viva! il tuo figlio. Le tue lettrici, i tuoi lettori che sono svenuti, cioè è successo di tutto. Ma lo Successo. sa perché loro questa cosa l'aspettavano, l'aspettano da tanto tempo, lo so, e da parte mia è comunque un atto di responsabilità andare avanti solo se vale veramente la pena. Quindi sappiate che, insomma, se questo romanzo lo scriverò, verrà fuori, è perché ci credo. Ci Bene. provo. Che bello, mi sto Provo mettendo a e sono piangere dalla convinta. gioia, scrivo, cioè proprio, vabbè, hai reso tante persone contente e quindi Ma è è un anno difficile il 2021, aiutiamoci come possiamo. brava, brava, con le cose belle. Brava. Va bene, ragazze. Anna, grazie, sei bravissima, bellissima, spero di rivederti presto. Davvero, grazie a te. Alessia, brava, cosa dobbiamo dire? Brava, grazie di esistere, continua così. Cara. A me piace anche Costanza, oltre ad Alice, mi piacciono Ma a tutte. te piace di più Costanza di Alice, io A lo me so piace di più Costanza, devo questo. dire la verità, non volevo dirlo in questa sede perché adesso inizierà, però Costanza mi piace un po' di più. Però no, non è vero, cioè mi piace molto anche Alice. Mi Ma è riconosco di più giusto, in Costanza, mettiamola così. ci sono tanti, come dicono, come ci siamo dette, sono personaggi che noi percepiamo, io percepisco come persone, ed è bellissimo che anche i lettori possano percepirli come persone che realmente esistono, conseguenzialmente avere anche le loro preferenze. Ecco, quindi io in realtà ne sono contenta che ci sia anche chi preferisce Costanza, non è Non mi giudichi per questo, va assolutamente, bene. non sono assolutamente scontenta per questa cosa. Grazie Alessia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e non vediamo l'ora di leggere la nuova Alice Non entro il vedo. 2021. Grazie per questa festa, veramente. Grazie a tutti quelli che, insomma, hanno sostenuto Alice e di conseguenza hanno sostenuto me come scrittrice, perché questa è la verità. Uno scrittore è uno scrittore se qualcuno lo legge, secondo me. E quindi grazie infinitamente a tutti quelli che mi hanno seguito anche nelle avventure extra Alice. Che hanno amato o anche che non hanno amato, però che mi hanno comunque sostenuta. Grazie a tutti voi, perché questo non è solo il compleanno di Alice, ma è anche il compleanno di me come scrittrice, ecco, dell'Alessia scrittrice, quindi commozione ne abbiamo. Che carino. Quindi grazie. Vado a fare la cena. Non lasciamo le figlie digiune. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, veramente, grazie.